parlare del 70° della liberazione. Per un'associazione sportiva come la nostra è una scelta molto importante. Parlare di liberazione e di liberazioni, proprio perché crediamo che ci siano da conoscere e da valorizzare le storie di allora e anche da conoscere e valorizzare le storie di oggi. Storia e memoria, questo ci deve accompagnare e come associazione che appunto organizza sport, promuove sport, crediamo che sia molto molto importante. Una riflessione sulle donne e sulle biciclette per un motivo, proprio per le cose che diceva anche Vittoria, probabilmente non è conosciuto e non è valorizzato il percorso fatto. Ci piaceva anche ricordare la bicicletta come appunto come quel mezzo che appunto ha permesso allora di fuggire in fretta, ma permette anche oggi, appunto, è un altro segno e segnale di liberazione. La rivoluzione delle donne non è iniziata né ora né nel 99, è iniziata negli anni 80. Le donne nella lotta di liberazione del popolo curdo hanno sempre avuto un ruolo predominante in tutti gli aspetti di questa lotta di liberazione. Hanno avuto un ruolo attivo sia dal punto di vista politico che dal punto di vista della difesa, dal punto di vista culturale. La bicicletta è stata fondamentale nella resistenza, è stata fondamentale per la liberazione della donna, prima qualche accenno ne è stato fatto. Potere, come dire, per una donna pedalare voleva dire in qualche modo vestirsi non con degli abiti lunghi, voleva dire spostarsi dai luoghi tradizionali e quindi al controllo familiare. Voleva dire vincere molte resistenze che anche la medicina e la fisiologia avevano nei confronti degli sforzi a cui poteva essere sottoposto un corpo femminile. Quindi questi sono tutti elementi che testimoniano quanto la bicicletta abbia rappresentato un elemento, come dire, importante nei processi di emancipazione femminile. Memoria che non è una memoria che si proietta nel presente è una memoria malata. Le donne non hanno contribuito, le donne sono state parte integrante e non, come dire, irrilevante, no? Di questo processo. Io facevo la staffetta, il mio compito era di andare di venire a trasferire dal compagno Gago Ferola a prendere i giochi a tripunte, ti ricordi Marisa? Allora, un giorno arrivo là, una donna mi è venuta incontro perché mi conosceva, diciamo, ormai mi conoscevano quelli della manifattura. C'erano quelli della manifattura da Bacchi, che stavano a Piazza Marstai, no? E io il mio nome di partigiano era Luce, e me l'aveva dato Franchi Lucci, che era il mio comandante partigiano. Luce, vai via! È stato preso, infatti è stato preso e è stato ammazzato. Si è torturato a Via d'Asto e ammazzato alle cose al dedo. Quando ci hanno levato le biciclette, di poco abbiamo fatto. Dice, abbiamo fatto il ciclismo, il triciclo. E sai io quando comandavo a fare la staffetta, con mia sorella che aveva 3 anni, la mettevo seduta al triciclo davanti e io continuavo a fare la staffetta. Guardate che questa è una cosa importantissima, lo dovete riconoscere, perché questa è una cosa che si è fatta solo a Roma. C'è una frase famosa, mi pare che fosse addirittura di Gabler, che dice a Roma metà della città nasconde l'altra metà. Ed è questa metà della città che nascondeva l'altra metà, e in buona parte sono le donne. La mia esperienza è Rimini e dintorni e le cose che diceva Luciana e adesso Marisa e le abbiamo ripetute anche noi lì. La mia resistenza è iniziata a 7 anni, io arrivo.